proponiamo il nostro spettacolo, vi ricordo fino alle 22 saremo sempre qui, i nostri artisti soprattutto saranno sempre qui a proporvi i loro spettacoli, arriverà anche più tardi la danza del ventre, tornerà l'India. Tenete sempre d'occhio quella bacheca, anzi quel totem multimediale, quello schermo, dove c'è proprio lì il programma della nostra giornata, il programma del palco, quindi c'è la scaletta con gli orari fino a questa sera e tutte le esibizioni che ci saranno fino a stasera. Adesso facciamo un altro viaggio, ci prepariamo per andare nello Sri Lanka. Chi di voi c'è mai stato? Alzi la mano chi è mai stato nello Sri Lanka. Vediamo, la signora, ci siete stati? Ah, non siete mai stati, ok. Chi è invece che c'è stato? Nessuno. Allora, vogliamo vedere che cosa consiste la danza, in cosa consiste la danza dello Sri Lanka. Lo facciamo grazie ad un gruppo, loro sono numerosissimi, sono quasi pronti tutti quanti qui dietro il palco. E arriva questa danza, quindi molto complessa, anche incantevole, con molte forme di movimenti del corpo, costumi colorati, e è una danza che ha antiche, antichissime origini, anche diversi tipi di tamburi che producono una grande varietà di ritmi e sono proprio i tamburi che vengono usati per queste esibizioni. Lo Sri Lanka ha la forma più antica di danza classica, risale, pensate, a 4500 anni fa, è legata alla medicina ayurvedica, alla religione, poi utilizzata anche a scopo terapeutico. La danza è stata inizialmente creata soltanto a scopo di rito, l'inchinarsi per ringraziare i Buddha, i maestri, i genitori, salutare la terra e la danza prima di iniziare a ballare, quindi è una usanza unica del popolo dello Sri Lanka e quindi eseguono sempre questo rito prima di iniziare a ballare, anche sulle scale, voi magari non lo vedete, prima di iniziare a ballare c'è sempre l'inchino e il ringraziamento alla terra. Loro iniziano il percorso artistico, il loro percorso artistico circa 12 anni fa, si sono esibiti in più di 150 spettacoli in tutta Europa, hanno anche partecipato a programmi televisivi come ad esempio Uno Mattina, Domenica Live, Il Kilimangiaro ed altri. Nel corso degli anni hanno ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico cingalese ma anche da quello europeo e in particolar modo da quello italiano. Il loro scopo qual è? Quello di continuare ad intrattenere il pubblico europeo tramite i loro spettacoli, ma non solo, perché vogliono anche informarci, darci qualche informazione riguardo la storia, la cultura e la danza proprio dello Sri Lanka. Quindi non è solo uno spettacolo così bello da vedere, ma cerchiamo anche di imparare qualcosa ogni volta che ospitiamo una popolazione diversa, una popolazione nuova qui su questo palco. Quindi in questo caso c'è spettacolo, c'è storia e c'è anche cultura. Cerchiamo di imparare qualcosa da questa, da queste popolazioni. Allora, il nostro Luca sta sistemando i microfoni pronti a ricevere il suono dei tamburi, quindi grazie anche a Luca per questi veloci e rapidi cambi di palco. Vediamo anche se le danzatrici sono pronte. Ok, loro ci sono. Ci sono anche i tamburi. Ok, allora siamo pronti per fare un grande applauso ai Pradeep Shastra Performing Art of Sri Lanka. Ayubowan, secondo l'antica cultura dello Sri Lanka, comunemente ci si saluta unendo le mani e dicendo Ayubowan, che significa lunga vita. Gentilmente vi invito a fare il saluto insieme a noi. Ayubowan. Grazie. La nostra cultura risale, secondo antichi manoscritti, a ben 4500 anni fa. Il nostro popolo proviene dai tempi di Ravana. Sono trascorsi circa 2600 anni dalla nascita del nostro Sri Gautama Buddha, luce del mondo. E così noi cerchiamo
cerchiamo di percorrere il suo stesso cammino custodendo i principi della nostra religione, il buddismo Theravada. L'agricoltura è la principale fonte di sostentamento del nostro paese, la perla dell'oceano indiano. Abbiamo la più antica forma di danza classica che risale a 4500 anni fa, legata alla medicina ayurvedica, alla religione e quindi utilizzata a scopo terapeutico. L'inchinarsi per ringraziare le dee, il Buddha, i maestri, i genitori, il salutare la terra e la danza prima di iniziare a ballare è un'usanza unica al mondo, di cui andiamo fieri e che eseguiamo ogni volta con gioia. Solo negli ultimi anni abbiamo portato sul palco all'attenzione di un più folto pubblico la nostra danza, rispettandone i contenuti e preservandone i valori. Di tutto questo siamo molto orgogliosi. Grazie. Thank you.
branca. Regista, risolta, regista, risolta, regista, 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 regista,